Paesaggi di gusto nella bella città di Asti, amici cari, questa volta per parlare di un'iniziativa che coinvolgerà anche però la provincia di Cuneo, tutto a suo tempo, Hotel Castello. Fabrizio Della Rovere al mio fianco. Buongiorno. Detto bene il nome? Buongiorno. Fabrizio, sgridami se sbaglio. Fabrizio, no, abbiamo Della Rovere. Della Rovere. Allora Fabrizio, prima ancora di parlare dell'iniziativa, di presentare questa bella vostra idea, diciamo due cose sull'Hotel Castello, sì. Perché insomma questo è un bello hotel. Grazie, benvenuti all'Hotel Castello, hotel incastonato nel centro di Asti, sì. Con 11 camere, di cui 7 suite e 4 camere con bagno, uh-huh. Sempre ampie, però appunto senza il salotto. Abbiamo il ristorante con una trentina di posti a sedere. E ne approfitto per abbracciare Pier Mario, che è lo chef. Grazie mille, Pier Mario Monzeglio, chef della cucina piemontese, con esperienza di 25 anni circa nei ristoranti della zona. Piatti tradizionali del Piemonte, certo. Con la carne. Carne piemontese chiaramente, famosa, il tartufo, gli agnolotti, sì, assolutamente, e poi qualcosa di pesce, perché la tradizione vuole che dalla Liguria, è vero. La Via del Sale portassero i cibi e il sale da usare come conservante. È vero. Senti, arriviamo al dunque, ho detto che abbracciamo anche la provincia di Cuneo, ci trasferiamo a Barbaresco, che è quel paese che dà il nome al principe dei vini, perché voi avete un'iniziativa, Aperi Tower, che cosa sì. vuol dire? Aperi Tower sarebbe un'iniziativa che abbiamo fatto l'anno scorso e quest'anno la riproponiamo, chiaramente solo d'estate, sulla torre di Barbaresco. Bello. Questa torre bellissima che è stata ripresa del comune di Barbaresco. Organizziamo questi aperitivi sulla terrazza con una vista magnifica. Certo. Tra le Langhe, il Roero e il Monferrato. Perciò siamo al centro di quel trittico di aree piemontesi meravigliose. Territori meravigliosi, sì. Questa iniziativa sarà spalmata nel mese di giugno, luglio, agosto, settembre, dico bene? Perfetto, venerdì, sabato, domenica, dalle ore 19 alle 24 circa. Me li tratti bene se vengono a trovarvi, eh? Assolutamente sì. Mi raccomando, a Barbaresco, a Aperi Tower, con l'amico Fabrizio, ma con tutto il suo staff di lavoro, e poi ad Asti, se dovete soggiornare e cenare bene, insomma, Hotel Castello, non dimenticatelo, il ristorante Cambio Cavallo. Perfetto, Cambio Cavallo. Senti, ti stringo la mano e brindiamo alla tua iniziativa, alla tua bella realtà. Grazie ancora. E a Paesaggi di Gusto. Salute.